Le nostre forze armate sono impegnate nuovamente a fronteggiare la pandemia che ci sta colpendo in questi giorni e il centro operativo è proprio qui, all'interno del comando dove ci troviamo ora. Su indicazione del Ministro della Difesa, il Capo di Stato Maggiore della Difesa ha recentemente avviato l'operazione IGEA. Si tratta della costituzione di 200 drive-thru composti da un medico militare e due infermieri che, proprio in modalità drive-thru, faranno i tamponi in località indicate dalle regioni e dai servizi sanitari locali. Fin da subito noi abbiamo reso disponibili personale sanitario della difesa, circa 600 tra medici e infermieri che insieme al sistema sanitario nazionale hanno supportato la popolazione negli ospedali e nell'RSA. Sono state messe a disposizione della protezione civile, quindi della cittadinanza, numerose strutture, ospedali, ospedali da campo, navi militari. Oltre a questo abbiamo contribuito al trasporto di materiale sanitario per migliaia di tonnellate sia via terra che via aerea. Un'ultima cosa che continuiamo e che si vede tutti i giorni sulle strade sono il nostro personale di Strade Sicure che dà il suo contributo alle forze dell'ordine per il mantenimento delle regole imposte per questa emergenza Covid. Qualche immagine della vita segreta dei Prati in un documentario.